Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Apriamo con l'emergenza coronavirus. La Toscana, lo avete visto e sentito dai titoli del nostro sommario, resta arancione ma con molte zone rosse, lo vedremo più avanti. Adesso, come di consueto, i numeri della giornata, iniziando dai nuovi positivi che nella nostra regione sono stati più 1.304, un dato sostanzialmente stabile rispetto alla giornata di giovedì. In Italia invece c'è un aumento, più 26.824, ieri 25.673 nuovi positivi. Uno sguardo ai decessi e agli attuali ricoveri nelle terapie intensive. Partiamo dalla Toscana, oggi si segnalano 25 decessi, ieri erano stati 20, 218 gli attuali ricoverati in terapia intensiva, più 10 rispetto a giovedì. Per quanto riguarda decessi a livello nazionale, 380 purtroppo, 373 ieri, attualmente i ricoverati in intensiva sono 2.914, più 55 rispetto a ieri. Vediamo il dato scomposto che ci interessa per le zone rosse. Nella provincia di Pistoia più 147, a Prato più 172, che diventerà di questo colore dal lunedì, ad Arezzo più 111, il dato di Firenze ve lo segnaliamo, più 341. Infine la roadmap per i vaccini. Attualmente in Toscana i vaccinati sono oltre 434.000 per un totale nazionale di 6.287.000 persone. Allora, dicevamo in apertura, la Toscana resta arancione, ma ci sono molte zone in cui le difficoltà emergono, soprattutto sul fronte dei ricoveri e della saturazione di presidi ospedalieri. Facciamo il punto della situazione con il nostro servizio di apertura. Toscana arancione anche per la prossima settimana, ma con micro o macro zone rosse chirurgiche. Tra queste Prato e provincia, Pistoia e provincia, Arezzo e provincia e altri 81 comuni, in quanto sono stati superati i 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Intanto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sta preparando una nuova ordinanza restrittiva anti-Covid sulle seconde case, dopo lo stop del TAR alla precedente. Riguardo alle scuole, stasera si svolgerà la consueta riunione del Comitato per l'Emergenza e la Prevenzione Scolastica per decidere altre eventuali chiusure. Per quanto concerne invece il lotto di vaccini di AstraZeneca, per cui è stata sospesa la somministrazione? Di quel faldone abbiamo somministrato dall'11 di febbraio al 24 di febbraio 15.000 dosi, nessuno ha avuto problemi. È evidente che il contesto mediatico sta portando a delle disdette di prenotazione. In questo caso noi rimettiamo quelle dosi nel momento in cui finiscono le vaccinazioni che erano state prenotate, e quindi vi sarà sul portale la possibilità di prenotarsi a chi non ha voluto, perché magari questa situazione che si è venuta a creare le ha portati a rinunciare. Innanzitutto non sono quantità importanti e contemporaneamente io ritengo che stiamo facendo tutto con la massima cura. In Toscana non è accaduto nulla, sono state centinaia di migliaia le dosi anche a AstraZeneca che sono state somministrate. Ci sono degli aggiornamenti ovviamente sulla situazione ricoveri per il Covid. Attualmente all'ospedale Le Scotte di Siena si segnalano 114 ricoverati su 160 posti disponibili. E come dicevamo anche nei giorni scorsi, ma lo abbiamo annunciato ufficialmente anche nella giornata di ieri, Prato diventerà zona rossa da lunedì, scuole tutte chiuse. Vediamo quali sono le regole che i cittadini dovranno attuare nel servizio di Eleonora Barbieri. Da lunedì Prato e provincia sono zona rossa, mentre la regione resta arancione finché avrà un numero di contagi settimanali inferiore ai 250 ogni 100.000 abitanti. Appena supererà questa soglia si colorerà automaticamente di rosso. È quanto emerge dalle ultime disposizioni del governo e del presidente toscano Eugenio Giani per arginare la pandemia. Fino a quando? Nel caso della provincia pratese, l'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa e che sarà firmata nelle prossime ore è settimanale e rinnovabile. Ma vedendo l'esempio di Pistoia, che dopo due settimane
presenta ancora contagi molto elevati, è molto probabile che si arrivi a Pasqua, quando tutta Italia diventerà zona rossa. Intanto si fa di una settimana, i dati nazionali ci dicono che il momento peggiore sarà la prossima settimana, con le picchi più alti a livello nazionale. Bisognerà vedere cosa succede a Prato. È difficile fare previsioni, perché in questo momento tutto dipende dal carico dei contagi e soprattutto dal carico degli ospedali e delle terapie intensive. Salvo ulteriori restrizioni da parte del governo, vediamo cosa è possibile fare in zona rossa, ricordando che tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Ci si può muovere soltanto per comprovate esigenze, dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze. Chi vuole fare attività fisica all'aperto deve restare vicino a casa. Saranno chiusi i parrucchieri, gli estetisti e i negozi d'abbigliamento, mentre per i bar e i ristoranti valgono le stesse regole della zona arancione per consegna a domicilio e asporto. Dopo il blocco di un lotto del vaccino AstraZeneca è scattata un po' di paura, anche se è una paura che aggiungiamo e ribadiamo noi immotivata. Sta di fatto che per esempio nell'area sud-ovest della Toscana cominciano le persone a ritirarsi da questo vaccino. E a questo proposito andiamo ad Arezzo. Buongiorno, che fila ha? Allora si presenta lì dove c'è la Croce Rossa e si mette in coda, tanto tocca a lei. Lei ha chiesto già da un po' al presidente Giani la zona rossa per la provincia di Arezzo. C'è un'altra tegola però che è piovuta in testa in queste ultime ore ed è quella che riguarda il vaccino AstraZeneca, in cui un lotto è stato ritirato, ma ad esempio in Danimarca hanno ritirato tutto il vaccino. Lei che ne pensa? Ma in questo momento AIFA ci ha chiesto di sospendere questo lotto. Tra l'altro il lotto in questione è un lotto che è stato somministrato intorno a metà febbraio, quindi ormai distante molto tempo da oggi, non abbiamo segnalazioni di particolari criticità, quindi i fatti legati a questo lotto mi sembrano ormai superati. Però le persone che si sono ritirate, hanno ritirato la prenotazione per oggi, quante sono? In questo momento abbiamo registrato a sistema che da qui a mercoledì avevamo circa 9.000 prenotazioni per il vaccino AstraZeneca, stiamo su una percentuale leggermente inferiore al 10% di persone che hanno in questo momento ritirato la loro disponibilità alla vaccinazione, ma credo sia una cosa abbastanza fisiologica. Bisognerà un po' ammortizzare, capire meglio la notizia. Il presidente di AIFA ha rassicurato che non c'è nessuna correlazione tra gli eventi avversi che si sono manifestati in Italia e in altri paesi rispetto al vaccino. Io credo che il vaccino continui a rappresentare la strada migliore per uscire da questa situazione. I carabinieri del NAS di Firenze hanno acquisito le liste dei vaccinati di tutta la Toscana per verificare eventuali irregolarità nelle somministrazioni. Dopo il servizio girato dalla troupe della trasmissione Le Iene e al momento non ancora andato in onda, al lab del Mandela Forum nel capoluogo toscano, da cui emergerebbe che diverse dosi sarebbero state buttate via o somministrate a parenti e amici. Sotto la lente di ingrandimento, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ci sarebbero quasi 60.000 dosi. E noi andiamo avanti nel nostro giornale, perché ci occupiamo sempre di vaccini, con critiche che giungono sempre da Arezzo da parte dell'ex assessore regionale Tito Barbini a Eugenio Giani e alla vicepresidente Saccardi. Particolari. Non ha usato certo la mediazione per esprimere il suo pensiero Tito Barbini, l'ex assessore regionale, punto di riferimento di quella contemporanea alla sinistra storica d'Arezzo. Ha criticato il piano vaccinale della regione e i criteri che sono stati adottati. Da qui la lettera aperta al presidente Eugenio Giani. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, si sono vaccinate una serie di categorie, cedendo un po' alle sirene del consenso, per cui ordini professionali, categorie stranissime hanno chiesto di essere vaccinate e sono state vaccinate. Porto alcun esempio: gli avvocati, perché sono a contatto con il pubblico, i magistrati,
Che dovrebbero dire le commesse dei supermercati allora? Lei ha fatto nome e cognome, c'è cioè un avvocato di troppo secondo questo lei? Questo è gravissimo perché il vicepresidente della giunta regionale, la Stefania Saccardi, si è vaccinata adducendo appunto che era un avvocato, come se facendo il vicepresidente della giunta avesse tempo per fare l'avvocato. Facendo una metafora calcistica è stato un autogol? Ma non solo un autogol, ma una scorrettezza enorme. Qui è grave davvero. I medici di famiglia, ad esempio, sono stati autorizzati a fare gli ultra ottantenni, dandogli pochissime dosi, per cui sono ancora alle prese con gli ultra ottantenni, gli ultra novantenni, come se gli anziani, diciamo così, fossero una sorta di problema secondario rispetto a questo Covid. Invece no, sono coloro che muoiono, che vanno nelle terapie intensive. Quindi il piano vaccini va rispettato per fasce di età. Apriamo il pacchetto cronaca con un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in una fabbrica della zona industriale La Lora a Barberino del Mugello, siamo in provincia di Firenze, dove un uomo di 49 anni mentre stava lavorando è caduto dal tetto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi e si trova in prognosi riservata. Adesso parliamo di bancarotta con un arresto, un curatore fallimentare a Pistoia, il servizio di Patrizio Ceccarelli. Ah no, scusate, abbiamo la politica, bene la correzione dalla regia. Poi partiamo con la cronaca, ovviamente. Enrico Letta ha detto sì a diventare nuovo segretario del Partito Democratico, c'è la soddisfazione dei deputati Dem in Toscana. Noi eleggiamo domenica un segretario senza scadenza, perché lo statuto del PD non prevede la scadenza per il segretario. Ma il congresso rimarrà una priorità o meno? Rimane prioritaria la necessità di far esprimere sull'identità del partito centinaia di migliaia di persone. Il Partito Democratico negli ultimi tempi ha dato la sensazione di non essere in grado di guidare quello che succedeva e di essere a rimorchio degli eventi. Questo un grande partito di sinistra riformista non può permetterselo. Così il senatore del PD Dario Parrini, intervistato da Alessio Poggioni a Teleiride sull'elezione di Enrico Letta segretario del partito, che avverrà la prossima domenica. I deputati toscani del PD, Umberto Buratti, Stefano Ceccanti, Susanna Cenni, Lucia Ciampi, Rosa Maria Di Giorgi, Luca Lotti, Martina Nardi, Andrea Romano e Luca Sani, ringraziano Letta per essersi messo a disposizione del partito e di tutta la comunità democratica. Si dicono certi che saprà rappresentare al meglio anche i valori della regione, terra di buon governo democratico e di pluralismo delle culture. Ad Enrico concludono un grande in bocca al lupo. Torniamo a dare significato alle parole senza cercare unanimismi. Dichiarazione chiara e piena di forza quella di Enrico Letta. Domenica in assemblea lo voterò con fiducia e ottimismo per il futuro del PD, così su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. Sono felice che Enrico Letta abbia accettato di guidare il Partito Democratico e lo abbia fatto dicendo che non cerca l'unanimità, ma la verità nei rapporti tra noi per superare questa crisi e guardare lontano. Così Alessandra Nardini della direzione e assemblea nazionale del PD e assessore regionale della Toscana. Il Partito Democratico ha sempre saputo trovare in se stesso le energie migliori per ritrovarsi e rilanciarsi anche nei passaggi più difficili. Siamo convinti che saprà farlo anche nella fase molto complicata aperta dalle dimissioni di Nicola Zingaretti, con uno sforzo unitario intorno alla figura di Enrico Letta. È quanto emerge dalla riunione dei parlamentari e dei dirigenti di base riformista, l'area Dem guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Per la cronaca adesso parliamo di usura, tassi fino al 66%, arrestato una persona a Firenze. Estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore toscano del tessile. Con queste accuse, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di origini calabresi, ritenuto contiguo all'Andrina Bellocco di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.
L'attività investigativa ha fatto emergere da parte dell'uomo condotte estorsive nei confronti dell'imprenditore toscano e della figlia. In seguito a un prestito iniziale di alcune migliaia di euro, la pretesa restitutoria, a fronte di difficoltà economiche dell'imprenditore, aveva fatto lievitare le somme da restituire a diverse decine di migliaia di euro, con interessi che si erano andati ad attestare intorno a un valore annuo del 66%. Le molteplici gravi minacce per ottenere il pagamento delle somme richieste avevano generato nell'imprenditore un forte timore per l'incolumità propria e di sua figlia. Andiamo adesso a Pistoia, ci occupiamo di bancarotta con l'arresto di un curatore fallimentare, con le ombre della mafia. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una commercialista pistoiese a cui vengono contestati i reati di induzione indebita, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, favoreggiamento, interessi privati del curatore e frode in processo penale e depistaggio. La misura cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia è stata eseguita stamani dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Pistoiese. Le indagini avviate nei confronti di una società fallita nel 2016 hanno permesso di accertare, spiega una nota delle Fiamme Gialle pistoiesi, un disegno criminoso di un imprenditore consistente nell'abbandonare la propria società, ormai in grave dissesto finanziario, oltre che gravata da ingenti debiti tributari, al fallimento, per poi costituirne una nuova, sollevata da ogni pregresso carico debitorio, mediante l'utilizzo di più prestanomi compiacenti con cui proseguire l'attività imprenditoriale. Nel corso delle attività investigative, spiega una nota della Guardia di Finanza, sarebbe emerso anche un singolare e inopportuno coinvolgimento del curatore fallimentare, commercialista operante in provincia di Pistoia, che, abusando delle sue funzioni, aveva indotto l'imprenditore a versare una consistente somma di denaro a favore della procedura fallimentare, al fine di definire senza incorrere in sanzioni penali, percependo un rilevante compenso quale curatore. All'imprenditore sono stati sequestrati beni per circa 800.000 euro. Al pubblico ufficiale è stata applicata la misura restrittiva della libertà personale, arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'autostrada del Sole, la 1, è rimasta chiusa per circa un'ora nel pomeriggio tra Incisa Valdarno e il casello di Valdarno in direzione sud per un incidente e un tamponamento fra due vetture. Il conducente di una delle due vetture è stato trasportato in ospedale attraverso e grazie all'eli soccorso. Ora voltiamo pagina, ci occupiamo di una vicenda, lo stiamo già facendo da alcuni giorni, la vicenda Piazza Santo Spirito. Il comune vorrebbe un cordolo, i residenti invece chiedono a gran voce, come è noto, la cancellata. Santo Spirito, forse siamo a una svolta antimovida molesta e degrado. Dopo l'incontro tra i residenti e la vice sindaca Alessia Bettini, il comune pensa a una cordonatura sorretta da pali in ottone, come quella del Duomo, a protezione del sagrato, ma non della scalinata. Quanto all'angolo di via Presso di San Martino, Palazzo Vecchio pensa a posizionare dei cilindri in pietra che impediscano il parcheggio delle auto, eliminando quindi la schermatura naturale per chi sceglie quotidianamente quell'area per espletare i suoi bisogni. Il fiorentino che giorni fa è stato colto in flagrante dai carabinieri e ha fatto ricorso contro la multa di 3.000 euro che gli è stata comminata perché sostiene non ci sono bagni pubblici. E in effetti quelli in Piazza Santo Spirito sono sempre chiusi. Su questo Palazzo Vecchio si è impegnato a incontrare la società che li gestisce per valutare aperture più adeguate. Altri interventi riguarderanno una maggiore illuminazione e più telecamere di sorveglianza. Le proposte verranno ora inviate alla sovrintendenza. Se darà l'ok, il tutto verrà realizzato entro l'estate con un costo di circa 100.000 euro. Forse siamo a una svolta, dicevamo, perché i residenti, che ogni giorno testimoniano comportamenti incivili solo leggermente attenuati dalle restrizioni della pandemia, insistono invece sulla cancellata, posizionata non sul sagrato, come sarebbe il cordolo, ma sul selciato della piazza, perché sostengono sagrato e scalinate sono un tutt'uno con la basilica e vanno protetti.
hanno già incaricato un architetto per un progetto che ne prevede una leggera, alta circa 1,80 m, lungo tutto il perimetro della basilica, circa 90 metri, più sulla parte incriminata dietro l'abside. Ridicolo lasciare lo spazio aperto in un angolo nascosto, sostengono. Regaleranno il loro progetto al comune e sarebbero disposti, con un contributo, ma cercando sponsor e attraverso un crowdfunding, anche a pagarsela da soli la cancellata, 103.000 euro. Il nodo è anche il rimpallo di responsabilità tra comune e sovrintendenza. Bettini si era detta favorevole alla cancellata, salvo poi insistere sul cordolo. La sovrintendenza non vuole, dice Palazzo Vecchio. Con la sovrintendenza abbiamo parlato, ribatte Camilla Speranza, portavoce dei residenti, e ci ha detto che se il comune acconsente a inchiavardare la cancellata al selciato della piazza, che è suolo pubblico, valuteranno con obiettività il nostro progetto. Una notizia di trasporti ferroviari: stop ai treni nel weekend sulla tratta Pistoia-Montecatini per lavori proprio che dovranno essere effettuati su questa linea. Adesso giriamo pagina, ma c'è una notizia a dir poco affascinante. Una ricercatrice dell'Osservatorio di Arcetri, unica italiana nella missione sul pianeta Marte. L'8 marzo il Consiglio regionale ha voluto premiare 5 giovani donne che rappresentano le eccellenze toscane. Tra loro c'è Teresa Fornaro, napoletana e ricercatrice presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. È l'unica italiana scelta dalla NASA per guidare uno dei 3 gruppi di ricerca che analizzeranno i dati di Perseverance, la sonda che si è posata sul pianeta rosso lo scorso 18 febbraio nella missione Mars 2020. Studentessa Pisa, poi cervello in fuga, Teresa Fornaro è tornata in Italia proprio per lavorare all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Il suo gruppo, in particolare, studierà i dati che il rover invierà per la durata della sua permanenza, un anno marziano, 687 giorni, per cercare di rivelare molecole organiche che possano essere considerate tracce di vita passata, probabilmente solo unicellulare o microbica. Il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna, e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani, ecco, io sono l'unica italiana. Insieme a lei sono state premiate dal Consiglio regionale Claudia Sala, responsabile del Med Lab di Toscana Life Science, che con il suo gruppo di ricerca a Siena ha individuato e brevettato per primo in Italia gli anticorpi monoclonali, Elisa Volpi, fiorentina, ricercatrice all'Università di Ginevra, Chiara Sacco, campionessa di canottaggio, e Ambra Sabatini, atleta. A 19 anni ha fatto il record del mondo sui 100 metri nella categoria T63, in cui gareggiano gli atleti che hanno subito l'amputazione sopra il ginocchio. Parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo. Quando chiediamo loro qual è il messaggio che vogliono lanciare alle giovani donne, la risposta è sempre la stessa: non abbandonate i vostri sogni. E dopo Pasqua il via ai lavori per la riapertura al pubblico del corridoio Vasariano a Firenze. È la passeggiata aerea che dagli Uffizi conduce a Palazzo Pitti. Realizzato nel 1565, chiuso nel 2016 per questioni di sicurezza. Stiamo parlando del corridoio Vasariano. Al via i lavori, dopo Pasqua, per la riapertura al pubblico. Dovrebbe tornare ad essere fruibile l'anno prossimo. La durata dei lavori sulla struttura è stimata in circa 11 mesi. Seguiranno poi quelli per il riallestimento e l'apertura al pubblico, che dovrebbero andare avanti per circa altri 3 mesi. Sono le stesse gallerie degli Uffizi a dare notizia del prossimo via ai lavori, essendosi conclusa la fase di aggiudicazione del progetto di restauro, adeguamento e messa in sicurezza per un valore di gara di circa 7 milioni di euro, costo complessivo 10 milioni già finanziati. Per la prima volta nella storia sarà aperto democraticamente a tutti. Queste le parole del direttore Heike Schmidt, che ha detto che sarebbe significativo e adesso, pandemia permettendo, sta diventando una possibilità concreta se riuscissimo a inaugurare il corridoio Vasariano proprio il 27 maggio 2022,
giorno in cui cade l'anniversario dell'attentato mafioso di Via dei Georgofili, che nel 1993 provocò 5 vittime e danneggiò gravemente la parte iniziale del corridoio, oltre a rovinare numerosi quadri degli Uffizi. In corso una diretta del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Giani, sull'emergenza coronavirus, ha detto: restiamo arancioni, confermato, siamo a 1,20, quindi sul limite, rosse Arezzo, Prato e Pistoia, rossa per i 5 comuni del comprensorio del Cuoio, Viareggio confermata la zona rossa, e Giani ha detto: vedremo di valutare anche Camaiore e Seravezza, a rischio Gaiole in Chianti e Radda, Marradi e Firenzuola, la piana di Lucca come Porcari ancora da decidere e tutto sarà comunicato nella giornata di domani. Questi gli aggiornamenti sulla diretta del Presidente Giani. Grazie di essere stati con noi e ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.